Bevo Red Bull come lo sponsor dell'Ipsia, che ha appena vinto 2-1 con l'Atletico di Madrid. Capitanato in macchina da Simeone, sono felice della sconfitta di quest'ultimo allenatore, perché spesso considerato rozzo, voi penserete invano magari, ma non lo è, perché effettivamente è un cafone nel modo di porsi, di allenare e di porsi alla stampa e ai giocatori altrui delle altre squadre. E per una volta, anche se ci ha provato in effetti più negli ultimi, anzi nei primi 15 minuti del secondo tempo regolamentare, a essere una squadra propositiva con l'ingresso di Joao Felix. In effetti 126 milioni in banchina stonavano, e c'è stato un cambiamento, un ribaltamento di fronte per contrastare il gol di Olmo, ricordiamolo, che voleva fortemente, lo voleva fortemente il Milan, ma gli ignorantoni non l'hanno acquistato, e forse anche hanno fatto bene in virtù del fatto di quello che è successo alla fine del campionato, insomma. Quindi Dani Olmo promosso, e non è una prima punta secondo me, neanche un esterno d'attacco, però comunque grazie al fraseggio al limite dell'area hanno portato a casa questo bel gol che alla fine si è rivelato decisivo, non parzialmente ma nel finale sì, assolutamente. E con l'ingresso di Joao Felix poi ci sono stati tunnel come ieri di Neymar, finalizzati non a se stessi ma per un fine effettivo, ossia il rigore che ha propiziato il pareggio, calciato dallo stesso in maniera impeccabile. E quindi pensavo effettivamente che succedesse la stessa cosa di Atalanta per esempio bene ieri. Quindi promossi Dani Olmo, a sinistra e a destra Joao Felix, ma non è bastato, perché comunque il Atletico ha voluto snaturarsi mettendo Morata, Diego Costa, Joao Felix, Lemar se non sbaglio, Carrasco che è stato evanescente, però è provato ad attaccare, ma si vede che non è nelle sue corde e non ha mai proposto un calcio degno di nota, ed è per questo che vado un po' controcorrente. Tutti quanti lo chiamano ciolismo, ma in effetti è soltanto un difendersi italiano, e non a caso il tecnico argentino è passato in Italia, insomma. Quindi possiamo concludere che sono molto felice di questa cosa, perché è raro che prendano granchi, insomma, quelli della Spagna, specialmente a Atletico Madrid, hanno sempre avuto un fine positivo a livello di risultato, diciamo. Però per una volta siamo felici di poter gioire di una vittoria della squadra seppur tedesca. Quindi penso che ci sia l'Ipsia, Paris Saint-Germain, quindi andrà in finale senza alcun dubbio il PSG, penso a questo punto. E dall'altra parte dovrebbero esserci Barcellona, Bayern Monaco ieri, domani alle 21, e sabato City, Lione. E a questo punto penso che anche il Manchester City si debba parare il sedere, perché a quanto pare sono più agguerriti e tutti più attaccati ai soldi, dato che la prima azione della Champions di quest'anno è molto più rosea e fiorente. E questo è quello che è successo nella seconda parte di questa giornata di Champions League, ma è soltanto la prima porzione dei quarti che portano alle semifinali. Ricordiamolo, gare secche in Portogallo, che a quanto pensano ha saputo gestire al meglio il Covid, sia lì che in Germania, forse un po' meno, però in Portogallo hanno avuto una scelta saggia. E ricordiamolo ancora a tutti gli amici da casa che in Portogallo non ci sono stati né mondiali né europei negli ultimi anni, e comunque hanno avuto maggior salvaguardia, non fottendosi i soldi, facendo degli stadi che qui ci sogniamo. E vi ringrazio per la cortesia e l'attenzione, ci vediamo domani alle 21.45 per commentare il primo tempo di Barcellona Bayern Monaco, e a quest'ora per commentarne il passaggio del turno decretando un'altra semifinalista. Ciao.